gira. Ci siamo? Ci siamo, tac. Ok, ciao a tutti, siamo ad Asti, nella palestra del liceo scientifico, e siamo qua per presentarvi il sorteggio dei playoff di serie. Okay. Qui abbiamo la nostra bellissima valletta Giulia. Ciao a tutti. E qui invece abbiamo Max, che insieme a me rappresenta la commissione campionato. Ok. Per ratificare l'ufficialità di questa cosa. Okay. Qui abbiamo il bellissimo cappello di San Patrizio. Fate vedere che non ce n'è. No, fallo vedere tu. E qui abbiamo i bussolotti precedentemente riempiti, non staremo a farvi vedere comunque. Sono due colori diversi, i gialli avranno le teste di serie. Si vedono? Che andiamo già a inserire nell'urna. Gli arancioni invece sono quelli con le squadre di seconda fascia, sono solo due perché Caserta andrà già a tabellone. Qua. Rovello Scaduscio, squadra di seconda fascia che non può incontrare nel Bergamo né Rovello Saran, e quindi andrà già qua. Allora, l'ordine delle partite qui è indicativo solo per gli incroci delle semifinali e delle finali. Il calendario sarà fatto nel secondo momento in base alla disponibilità delle squadre e ai loro problemi di trasporto. Quindi il primo sorteggio sarà una testa di serie che andrà a incontrare Caserta in quarti finali. Lendinar Celtics. Si legge? Si vede? Yes. Lendinar Celtics first of all. Adesso attacchiamo il primo quarto di finale. Lendinar Celtics. Lendinar Celtics di serie incontra l'Atletico PKH Caserta Panathlon Chukball eccetera eccetera. World in peace, rest in peace. Allora, poi adesso sapendo che Lendinar è qua e da regolamento Empoli, del medesimo girone di Lendinara, va dall'altra parte del tabellone, come squadra di seconda fascia. Quindi adesso, a favore di telecamera, adesso pescheremo l'avversaria, il Wisp Empoli Wallers, Monte 6, come c'è. No, prima era Scaduscio. No, prima questa. No, questa viene automatico. Ah, viene automatico, ok, automatico. Perfetto, viene automatico. Aspetta. Sì, le teste di serie rimanenti, ricordiamo, sono Bergamo, Rovello Saran e Torino Ceronti, eccetera. Questo? Signorina Bergamo Chukball. Si vede? Secondo, first, Bergamo Chukball. Le estrazioni sono finite perché adesso abbiamo, avendo Bergamo di qua, abbiamo Rovello Serani obbligatoriamente di qua. E quindi abbiamo il Torino come testa di serie di qua, che andrà a incontrare Rovello Scaduscio, e il liceo scientifico di Asti incontrerà Rovello Serani. Ok, facciamo vedere che le palline c'erano. Vediamo le palline che sono state estratte. Torino Ceronti che vanno a incontrare Scaduscio, non sono stati estratti, non sono andati in automatico. Qui abbiamo Wisp Empoli Wallers che incontra Bergamo. E direi di scientifico. Sì. E abbiamo Rovello Serano e incontra scientifico Asti, che è qua. Ok. Direi che è tutto. Grazie. Abbiamo finito.